annuncio molto importante, amici. Il prossimo mercoledì alle 20 esatte sintonizzatevi sulla nostra emittente radiofonica. La compagnia I Fiocchi di Grano Soffiato presenterà una trasmissione inedita. La meraviglia radiofonica dell'avvenire. La piccola Miss America. Kent, il nostro programma inizia la prossima settimana e ancora non mi hai trovato la piccola Miss America. Comincio a perdere fiducia nella tua idea. Signor Bartlett, cerca di avere un po' di pazienza. Pazienza? Pazienza, guarda. Guarda tutte queste inserzioni. Quello che non riesco a capire è come hai avuto la trovata geniale di fare pubblicità alla cosa in tutta l'America prima di aver trovato la bambina adatta al programma. Mi stia a sentire, per favore. Abbiamo ascoltato decine di bambine piene di talento e qualcuna avrà successo sicuramente. È proprio questo lo sbaglio, secondo me. Nessuna aveva i requisiti per questa trasmissione e lo sai bene. Se questa faccenda va in fumo dopo che è stata reclamizzata fino allo sfinimento, sarà un colpo irreparabile per il prestigio della Fiocchi di Grano Soffiato e non voglio che accada. Tolgo le mani di dosso a mia figlia. Subito, se sua figlia toglie i denti dalla mia mano. È un verme, la denuncerò alla protezione del fanciullo. Faccia pure. Oh. Ehi, ma cos'ha nella borsetta? Lo porto per scaramanzia. Oh. Meno male che ha lasciato a casa il cavallo. Perché? Prego, signora, calma. Calma. Non mangio dolci. Prenditi. L'hai imparata bene la canzone? Sì, zio Harry, ma ho sempre una fame da morire. Shh, parla piano. Mangeremo quando avrò steso tutti col mio vecchio 1-2. No, è meglio di no, zio Harry. L'ultima volta che hai usato il vecchio 1-2 sei tornato a casa con un occhio nero. Era un incontro truccato e posso provarlo? Allora, pupa, quando comincia lo show? Ma se non ha fatto altro fino adesso. Oh, andiamo, non fare la cattiva. Non è qui che cercano una piccola cantante? Io vi ho portato la più sensazionale, la più straordinaria, la più eccezionale. Ah, lei è un altro di quelli là. Ma ho paura che sia un po' in ritardo. Harry Kipper non è mai in ritardo. Va bene, grand'uomo, faccia pure come crede. Nome e indirizzo della bambina. Rebecca Winstead, 950 decima strada. Dove lo trova il capintesta? Là di fronte. Grazie, sorellina. Ti rivedo al momento d'uscire. Come farò ad aspettare? Vuole scusarlo, per favore. Lui si comporta sempre così. Oh, non è importante, ci sono abituata. Ti andrebbe un cioccolatino? Grazie. Avremmo molto più successo con lo spettacolo se non parlasse tanto. Oh, lui canta insieme a te? No, sono io che canto. Lui è il mio impresario. Potresti trovarti un impresario migliore di tuo padre. Ma lo zio Harry non è mio padre, è solo il mio patrigno. Io ho dovuto prendermi cura di lui da quando è morta mia madre. Oh, povera piccolina. Non sono una povera piccolina. Vede, sono molto autosufficiente. Davvero? Sì, mia madre mi raccomandava sempre di esserlo. Allora, Kent, che diavolo stiamo aspettando adesso? Chiedo subito che si facciano vivi. Orville, ricominciamo? Bene, capo. Che canta la bambina? Florabel canterà. Devi mangiarteli questi spinaci, piccola. Perché cantano tutti quell'orrenda canzone? Mettili tutti a sedere, eh? Attacca. Gotta eat your spinach, baby. That's the only thing to do. Andiamo, che fai? Non la tiri fuori la voce, su? You gotta eat your spinach. Baby. Baby, vero? Sì, baby. Andiamo, di che hai paura? Prova da capo, avanti. Paura del microfono, eh? Lo so che si prova. È successo anche a me una volta. Ma perché fa così? Paura del microfono, non c'è niente da fare. Che razza di paura è? Beh, è una paura che tu non avrai. Perché? Perché io ti ho insegnato, ecco perché. Tu sei una professionista. E quella è solo una dilettante. Basta, basta, risparmiaci. Ringrazia i Dio che non voglio dare un cattivo esempio a Florabel, perché ti avrei staccato le orecchie. Andiamocene subito. Zitte, porto zitte! La più straordinaria, la più sensazionale, la più... Eh? E tu? Tu hai paura del microfono? No, sono una professionista. Hai per caso gli adenoidi? No, ma se le servono gliele porto. Va bene, va a cantare.
Accompagnamela bene, eh? Le vostre ricerche sono finite, ragazzi. Anche se non dovrei dirlo io, questa bambina è la più... Attenta, piccola, eh? Mi raccomando. E va bene, comincio. What is all this dizzy, busy hustling for? People running helter-skelter on their way. What is all this hazy, crazy bustling for? No time to notice it's a sunny day. Why don't you take a vacation? Looks like you've got to have relaxation. Oh, come on, forget your troubles for a while. Why don't you try to feel like I do? If I had one wish to make, this is the wish I would choose. Meravigliosa, è questa, è proprio come la stavamo cercando. Non voglio sentire nessun'altra, è perfetta. Va bene, Orville, basta così. Mi dispiace, tesoro. Cercano un altro tipo. Posso cambiarlo il mio tipo? Io sono molto autosufficiente. Ma se non le avete nemmeno lasciato finire la canzone? Il capo ha detto che aveva sentito abbastanza ed è lui che dà gli ordini. Ma va, sta buttando via la più colossale, la più formidabile. Glielo hai già detto una volta e non mi pare che sia stato tanto utile. Giustissimo, bambina mia, giustissimo. Lei non sa nemmeno riconoscerlo il vero talento. Sono i tipi come lei che hanno messo la radio a sedere oggi. Perché in questo modo tutte le stazioni faranno bancarotta entro un anno. Il centro radio qui sarà ancora più vuoto della sua testa. Migliaia di persone saranno cacciate via dal loro impiego. E accadrà tutto per causa sua. E farò tutto da solo. Com'è andata l'audizione? Quel signore ha detto che non ero il tipo. Non c'è niente di strano nel tuo tipo. Sono le tue conoscenze che lasciano a desiderare. Dice che dovrei cercare le mie conoscenze altrove. Su, andiamo, basta con le chiacchiere. Che peccato. Ero sicura di avere successo. Pazienza, torniamocene a casa. Se può interessarti saperlo, Rebecca, non ce l'abbiamo più una casa. Quella matta della pensione stamattina ci ha buttato fuori. Zio Harry, ma perché ci succede sempre questo nelle pensioni? Da ora non succederà più. Darò a qualcun altro dei tuoi parenti l'opportunità di sfamarti. Oh, allora vuoi dire che finalmente mangerò? Voglio dire che voglio portarti da tua zia Miranda alla fattoria Sunnybrook. Abiterai con lei d'ora in avanti. Ma zio Harry, io voglio restare qui e avere successo come mia madre voleva tanto. Ormai io ho fatto quello che potevo per te. Ti ho insegnato tutto quello che so. Sì... Ma forse non era abbastanza. Arrivederci, signor Bartlett. Sono felice che tutto sia andato bene. Sono felice anch'io, Kent. E sta bene attento che non succeda niente a quella bambina. Senza di lei, niente programma. Ascolti la radio mercoledì sera alle 20. Rimarrò incollato alla radio. Sì? Le faccio sentire la prossima bambina, capo. Che cosa vuol dire la prossima? Portami quella che ha cantato per ultima e sbrigati. Ma capo, io non pensavo, cioè non credevo le fosse piaciuta, l'ho mandata via. Tu l'hai... Che cosa? Richiamala subito, capito? La rivoglio qui immediatamente. Ah, di tutti gli scemi il peggiore dovevo prendermi. Dici a me? Ah, ciao, Lola. Bene. Una bella accoglienza dopo che ieri sera ti ho aspettato invano. Scusami, cara, ero occupato e l'ho dimenticato. Lo sai, vero, che ti ho aspettato per 3 ore? Ti ho già chiesto scusa. Però non mi hai ancora detto dove sei stato. Lola, non ti riesci di capire. Sono stato occupato e quando dico occupato dico come un matto. Non ho che quelle bambine in testa giorno e notte, perciò non peggiorare le cose. Comunque non c'è bisogno di gridare. Chi sta gridando? Pronto? Portineria? Ha visto una bambina adulta con un uomo piccolo? No, cioè una bambina piccola con un adulto. Che cosa dice? Sono lì adesso. Allora li fermi, sì, certo. Li mandi subito qui nell'ufficio di Kent. Ah... Mio Dio, stavo per fare uno sbaglio. Impossibile. Va bene, allora te lo dico. È vero, non stavo lavorando, ero in giro con una bionda, una meravigliosa, seducente bionda. E ci sposiamo la prossima settimana. Soddisfatta, ora? Oh, Tony, siamo due pazzi a litigare così. Tutto a posto, capo, stanno ritornando qui. Salve, Lola. Ciao, amore della mia vita. Oh, su, non prendermi in giro. Che posso farci se vado in mille pezzi quando ti guardo? L'uomo e la bambina che ha chiamato sono arrivati. Oh, benvenuti. Sono felice di avervi catturato in tempo. E quando quel tipo mi ha battuto sulla spalla credevo fosse un piede piatto. Capo, quella non è, e lui non è. Ma vuoi stare zitto un momento? Lola, voglio farti sentire la voce di questa bambina, è sensazionale. Cantaci l'ultimo ritornello della canzone, eh? Aspetti un momento, capo. Oh, adesso lo scopre da solo. Sta a sentire che voce. Capo, capo. Ci dentro, Florabella.
Andiamo, smuoviti, che ti prende, bella! Ai! Basta così, grazie. Basta così. Ma quello giù di grasso che mi ha detto che... Anche quel tipo di... La chiamerò prestissimo, detto... uno dei prossimi giorni. Ma tutti e due avevano... Non si preoccupi, avevano... sì, la chiamerò prestissimo, sì, sì, sì. Sì, sì, arrivederci, arrivederci. E ora prima ti faccio a pezzi e poi ti metto in scatola. Ma non è stata colpa mia. Lo sai che se non troviamo la bambina Bartlett strappa il contratto. Sta calmo e pensa alla tua pressione. Io devo andare adesso. Ciao, Casanova. Ciao, Lola. La faccenda ormai riguarda soltanto te. Sono stato altre volte sull'orlo d'un precipizio, ma mai come uno scemo. Non ti rendi conto che questo è il guaio del secolo? Ma perché si preoccupa così, capo? Abbiamo l'indirizzo della bambina. Ce l'hai? Ma certo, abbiamo gli indirizzi di tutte. Sì? Hai gli indirizzi di tutte quelle che hanno cantato? Sì, signore. Mi sono tolto un bel peso. Sono morto. Fra te, Lola e l'organizzazione del programma sto dando i numeri. Perché non se ne va ad Atlantic City per qualche giorno? Atlantic City è il genere di vita dal quale cerco di scappare. Me ne andrò invece a riposare nella mia fattoria. Uccelli, alberi, odore di fieno, vita semplice. Sì, di queste cose che ho bisogno. E mi raccomando, quando vedi la bambina domani, falle subito un contratto per qualunque cifra. Beh, cercando di risparmiare. E se fai un altro sbaglio ti stacco la testa e la adopero come ferma carta. Stia tranquillo, mi conosci. Già, è per questo che mi preoccupo. E ora stai per conoscere la zia Miranda. Spero tanto di piacerle. Sì, carina con lei e lei sarà carina con te. È questo il posto dove abitava mia madre quando ancora non ti conosceva? Eh già. Credo che mi piacerà moltissimo. Mi aspetti, eh? Tu sei la zia Miranda o sbaglio? Santo cielo, ma questa è la bambina di Bess. E come hai fatto ad arrivare qui? Noi abbiamo guidato senza soste da New York. Noi? Noi chi? Noi due, lo zio Harry e io. Ah, ma non c'è una legge che difenda da quella trappola. È un miracolo se sono ancora vivo. Non è un miracolo, è una calamità. Suppongo che tu voglia qualcosa come sempre. Adesso non cominciamo a litigare, Miranda. Ho intenzione di fermarmi solo un momento. Sempre troppo per i miei gusti. Mamma mia, è proprio bellissima questa pensione. Questa non è una pensione, tesoro. Io ero convinta che tutti avessero pensionanti. In che bell'ambientino l'hai fatta crescere. Da oggi sceglierò meglio le mie conoscenze. E scommetto che la bambina non ha neanche toccato cibo. Oh sì, ho mangiato. Lo zio Harry mi ha comprato una caramella. Una caramella? Gwen... Portala in cucina e dalle qualcosa di decente da mangiare. Posso fare anche da sola. Io sono autosufficiente. Ho appetito anch'io. Andiamo insieme. Io mi chiamo Rebecca Winstead. Come ti chiami tu? Io sono Gwen Warren. Sono tua cugina. Non lo sapevi? Davvero? Sì. Mio Dio, che bell'aria c'è qui in campagna. E tu certamente possiedi un gran bel posticino, Miranda. Va al dunque, Harry. Ecco, Miranda, la cosa sta così. Tu sai che ho tenuto con me Rebecca a mie spese per parecchio tempo. È stato uno sforzo pesante. Naturalmente sono stato felice di occuparmi della bambina, quantunque, come sai bene, non sia sangue del mio sangue. Ma recentemente ho avuto parecchi rovesci finanziari. Quello e allora... che stai cercando di dirmi è che vorresti affidarmi la bambina lasciandomene la cura. Io non te l'avrei detto così esplicitamente, ma in effetti sarebbe questa l'idea. Fammi a sentire, Harry Keeper. Rebecca la prendo con me, ma soltanto ad una condizione. Devi promettermi di lasciarmela per sempre, perché possa darle un'educazione accettabile. Non voglio che finisca male come sua madre. Ma andiamo via, tua sorella non è andata tanto male. Sei tu che odi la van spettacolo. La van spettacolo? Se Bess non scappava con quel cantante che morì senza un soldo, non avrebbe sposato una nullità come andiamo, te. Andiamo, Miranda. Non dire andiamo, Miranda, a me. Mi prometti che non tornerai più se io accetto la bambina? Certo, è un gran sacrificio, ma sono disposto a spezzarmi il cuore per il suo bene. Tu mi conosci, non è vero? Sì, ti conosco bene. Penso che avrai fretta, addio. Aspetta, ti chiedo ancora una cosa. Ecco, sono stato un po' in difficoltà ultimamente. Non ti darei un centesimo nemmeno per salvarti la vita, Harry Keeper. Beh, uno ci prova, no? Zia Miranda,
Sei una cuoca coi fiocchi. Beh, ciao, Rebecca. Non sentire troppo la mia mancanza. Certo, no, zio Harry. Bene, ci rivedremo alla stagione dei fiori. Forse è andata meglio così. Lui è stato una dura prova per me. Falle vedere la sua camera. Vieni, cara. Adesso sì che sembri una bimba come si deve. Mi piace. È una bella acconciatura. Anch'io ero pettinata così quando ero una bambinetta. E scommetto che eri molto carina. Andiamo, andiamo. Va fuori a giocare, va. Va bene. Andrò in cortile a presentarmi alle galline. Ero considerata una ragazza graziosa ai miei tempi. Ah, così hai fatto furore quando eri giovane. Oh, che idea. Mio povero piccolino, ti sei fatto male? Oh, ti si è storta la coda. Te la raddrizzo io. Aspetta. Ma perché non ci riesco? E scommetto che non hai ancora fatto colazione. Allora dirò alla zia Miranda di farti due uova al bacon. Oh, eccola lì la tua colazione. Sbrigati o non ti lasceranno niente. Quella è la direzione sbagliata. Per favore, torna indietro. Potresti perderti. Piccolino, dove sei? Non hai fame? Oh, sei proprio cattivo. Oh. Ciao, straniera. Che cos'è questa fretta? Mi scusi, ma cercavo di catturare un maialino. Non sai che questa è la mia proprietà? E che significa? Che sarai sempre la benvenuta. Grazie, ma ora devo prendere il porcellino. Aspetta, io provo da qui. Tu aspettalo e quando arriva lo afferri. Zia Miranda! Gwen! Zia Miranda! Gwen! Rebecca, che ti succede? È caduto nel pozzo. Chi è caduto nel pozzo? Quell'uomo con le gambe tanto lunghe. Oh. Ha bisogno di me, signorina Gwen? Qualcuno è caduto in un pozzo, forse è Homer. No, signorina, Homer è in casa. Salve, Gwen, chi è questo scompiglio? C'è un uomo là dentro. Oh, ma è il mio padrone. Si è fatto male, signor Kent. Sta benissimo, buttami una corda. C'è il tubo dell'acqua. Oh. Ehi! Non vedo l'ora di uscire di qua, fa presto. Bene così, tirami su. Tiriamo tutti insieme. Eccolo. Grazie mille. Ma non è il caso, nessun disturbo. Spero che scuserà questo mio disordine, ma oggi non aspettavo visita. Sono contenta che non si sia fatto male. O se l'è fatto? Ho paura di sì, sento uno strano dolore qui. Credevo che si fosse ferito. Io e Gwen dovremmo metterla a letto. Sarebbe molto piacevole. Homer può esserle di aiuto meglio di noi. Andiamo, cara. Scusi se la piccola l'ha disturbata, signor... Kent, mi chiamo Anthony Kent e abito qui. È la prima volta che vengo quest'anno. Spero che verrai a darmi fastidio presto. Conosco tanti altri giochi. Me li farà vedere, no? Ne facciamo uno adesso. Ora devo ripulirmi. Possiamo vederci domani? Forse. Andiamo, cara. Non vuoi accompagnare le signore, Homer? Sì, signore. Il porcellino lo tengo io. Aspetta, ti aiuto a salire. Gwen, non ti avevo detto di stare lontano da questo posto? Il posto è bellissimo, zietta. Anzi, è meraviglioso. Ero venuta ad aiutare Rebecca. E tu che stavi facendo là dentro? Andiamo, Miranda. Non l'ha mica fatto apposta. Il maialino era scappato e ha dovuto inseguirlo. È il mio quel maialetto? Sì, zia Miranda. Via quell'uomo di darlo ad Aloysius. Ma ti sta accanto, perché non glielo dici tu? Perché mi rifiuto di parlargli. La zia Miranda dice di dirle di dare il porcellino ad Aloysius, perché lei si rifiuta di parlarle. Ci sono abituato. Ha rifiutato di rivolgermi la parola per 25 anni. E di al signor Homer Busby che non è degno di toccare il mio maialetto perché non è un uomo per bene. Lei non è degno di toccare il maialetto perché non è per bene, ma io non lo credo affatto. C'è qualcuno che ha una parola gentile per me. Spero di rivederla, Rebecca. Digli che non succederà. Oh sì, perché lo voglio. D'ora in poi non oltrepassare la palizzata. Che gentaglia! Guarda, se al mondo ci devono essere persone così.
Che cosa fa Homer? A cura della proprietà del signor Kent. E perché la zia Miranda lo detesta? Molto tempo fa Homer chiese alla zia Miranda di sposarlo. Per questo lei è così sgarbata? Non proprio. Lui festeggiò con tanti brindisi le nozze che poi scordò di andare al matrimonio. Il signor Kent è molto simpatico, non ti pare? Noi stavamo parlando di Homer. Aiutami a raccogliere le more. Da un secchiello a Rebecca e falle vedere come si raccolgono le more. Sì, signorina, con piacere. Ora guarda bene come faccio io. If I had one wish to make, this is the wish I would choose. I'd want an old straw hat, a suit of overalls, and a worn out pair of shoes. Just let me roam around, laughing at big city blues. With an old straw hat, a suit of overalls, and a worn out pair of shoes. Howdy, Mr. Brown, ho-hum. Go on fishing, hope you get a bite. Howdy, Mr. Jones, ho hum. How's about a hayride Saturday night? Sing hi ho the merry-o. What have you got? What have you got to lose? Get an old straw hat, a suit of overalls, and a worn-out pair of shoes. La porta, Homer. Sì, signore. Che piacere, buongiorno. Come sta, signor Busby? Vorrei vedere il signor Kent. Questa è una cosa che si può fare. Mi segua, prego. Gli vado a dire che lei è qui. Grazie mille. Può dirgli che la signorina Winstead vuole vederlo? Certo, così la cosa è molto più ufficiale. La bambina della casa accanto vuole vederla, signor Kent. Lo vedo benissimo. Le avevo chiesto di annunciarmi come signorina Winstead, signor Busby. La prego di perdonarlo, signorina Winstead. È fuori allenamento. Allora lo scuso. Le andrebbe di fare colazione con me? Ho già fatto colazione molte ore fa. Se si trattasse di fare un pranzo, lo preferirei. E pranzo sì, allora. Homer, pranzo per la signora. Ci proverò, ma lo sa quanto è contraria la cuoca a fare le cose all'ultimo minuto? E il problema della servitù diventa ogni giorno più difficile, non crede? Immagino che sia terribile. Gradisce un bicchiere di latte? Grazie, mi piace moltissimo. Com'è accogliente la sua casa, signor Kent? Sono felice che le piaccia, signorina Winstead. Ma è squisito. Non si turbi, signorina Winstead, ma ha un po' di latte sul naso. Povera me, non capisco come possa esserci arrivato. Posso? Ritengo sia meglio. Ecco. Grazie. Di nulla. È stata gentile a trattenersi. Posso restare solo un minuto? Oh, deve proprio scappare. Alla zia Miranda non piacerebbe se mi fermassi troppo. Vede, lei è così antiquata. Oh, capisco bene quello che vuol dire. Sapevo che avrebbe compreso se le avessi spiegato. È tutto quello che ho potuto arraffare in cucina. Oh, va benissimo. Io mangio proprio di tutto. Che bello, mi sto divertendo un mondo. Anch'io, signorina Winstead. Non ho mai tanto gradito prima d'oggi fare compagnia a una signora. La ringrazio. Può chiamarmi Rebecca se le fa piacere. E io sarei lieto se lei mi chiamasse Tony. Mi scusi, signorina. Sua cugina le fa sapere che il suo pranzo l'aspetta a casa. Hai dimenticato le buone maniere? Dille di accomodarsi. Sono sicura che a Gwen piacerà tutto come piace a me. Rebecca, lei mi piace ogni momento di più. Buongiorno. Mi rincresce disturbare, ma la zia Miranda era preoccupata perché la bimba non tornava per il pranzo. Sono da rimproverare io solo. Rebecca era venuta a salutarmi e ho insistito perché restasse. Vuole unirsi a noi? Non posso proprio. Dovresti restare, Gwen. Il pranzo è squisito. Non se la sente di accontentarci? Va bene, ma niente pranzo. Posso fermarmi solo un minuto. È quello che ho detto io e sono ancora qui. Può crederne o no, ma speravo di vederla oggi. Io dico sempre che i vicini dovrebbero essere vicinissimi. Lei cosa ne dice? Io dico sempre che dipende dai vicini. Si capisce subito che andremo perfettamente d'accordo. È vero? Salve, potreste indicarmi dove è la casa del signor Kent? È questa, signore. Ah, grazie. Ma, solo un momento. Deve farsi annunciare prima. Ma andiamo, è una cosa importante. Io sono il suo assistente. Stia calmo, aspetti finché non la faccio entrare. Tienimelo d'occhio, Lo tengo d'occhio con tutti e due. Ma senti che... Le dispiacerebbe infilzare qualcos'altro? Là fuori c'è una specie di deficiente che dice di avere bisogno di vederla. Afferma e giura di essere il suo assistente. Orville?
Volete scusarmi un momento? Prego. Vuole ancora un po' di tacchino, signorina? No, grazie. Ne ho mangiato abbastanza. Orville, che c'è? Non mi aspettavo davvero di vederti qua giù. Non ci sarà qualche guaio, spero. No, tutto finirà per risolversi bene, capo. Tu l'hai rintracciata, quella bambina, vero? Ecco, le cose stanno così. L'investigatore... L'hai rintracciata o no? Adesso non si scaldi. L'hai rintracciata? C'è un'infinità di altre bambine, capo. No, smettila di blaterare. Che è successo? Ecco, capo, io ho perduto la piccola Miss America. Che cosa? Che vuol dire che l'hai persa? Sono andato subito all'indirizzo che avevo, ma se n'era andata. Ho persino pagato un investigatore privato. Quella bambina è letteralmente sparita dalla faccia della terra. Esattamente quello che stai per fare tu. Ma ti rendi conto di quello che mi hai fatto? Aspetta. Ah, come faccio adesso a spiegarlo a Bartlett? Non ha bisogno di farlo, gliel'ho detto io. Tu che cosa? E chi ha detto lui? Veramente prima per un po' non ha detto niente. Poi non ho capito quello che gridava. Tu sei... Pronto, centralino? Mi dia a New York. Voglio parlare al signor Cyrus Bartlett, Rhinelander 51680. Ti prego di informarmi quando... Sì? Il signor Kent, interurbano. Pronto? Pronto, signor Bartlett? Parla Kent. Tony Kent. Finalmente ti fai vivo. Che razza di buffonata è stata quella di farmi restare? Aspetti un attimo, signor Bartlett, per favore. Allora non vuole capire. Sei soltanto un incapace, un pallone gonfiato, un pazzo che vorrei vedere ridotto sull'asta. No, solo un minuto, signor Bartlett. Mi pare che ora stia davvero esagerando. Possiamo sistemare tutto. Perché tu hai rovinato il mio prodotto, lo hai affossato. Il fallimento di questo programma sarà un affronto insostenibile per la dignità della fiocchi di grano soffiato. Perciò, Kent, io ti distruggerò per questo, io... Ti manderò in galera, annullerò il contratto, preparo gli avvocati, una scalzone. With an old straw hat, a suit of overalls, and a worn-out pair of shoes. Howdy, Mr. Brown. Capo, è un miraggio! Sta zitto! È la bambina, la piccola Miss America. Stia a sentire. Eh? Howdy, Mr. Brown. Ma signor Bartlett, io stavo cercando di dirglielo. Ho trovato la piccola Miss America. Aspetti, senta. Senta. Tieni questo e non riattaccare. È pronto? Homer, Aloysius, datemi una mano. Spostiamo il piano. Seguiti a suonare, Gwen. Forza. Vieni, Rebecca. Vieni, vieni qui, tesoro. Da brava, canta per il signor Bartlett. Suoni, Gwen. E tu metticela tutta, eh? If I had one wish to make, this is the wish I would choose. I'd want an old straw hat, a suit of overalls, and a worn-out pair of shoes. Just let me roam around, laughing at big city blues. With an old straw hat, a suit of overalls, and a worn-out pair of shoes. Howdy, Mr. Brown. Hum, go and fish and hope you get a bite. Yes, indeed I do. L'ha sentita allora, signor Bartlett? Sì, ma certo che l'abbiamo qui. Era questo che stavo cercando di dirle. Oh, in realtà, il mio assistente stava cercando di farle uno scherzo. Ha ragione, era di cattivo genere, ma non è molto spiritoso. Sì, signor Bartlett, va tutto benone, anzi direi meravigliosamente. Arrivederci, signor Bartlett. Così l'abbiamo trovata, capo? Lo sapevo, ne ero sicuro. Ancora non riesco a crederci. È meraviglioso. Ma che succede, signor Kent? È incredibile. Per un programma radiofonico avevo scelto una bambina che era sparita e ora si scopre che è Rebecca. Sembra proprio come in una favola. E lo è. Io le adoro, le favole. Mia adorabile Rebecca. Già prima ero pazzo di te, ma adesso... Perché non mi hai detto di aver fatto l'audizione per il mio programma? Ma non lo sapevo che fosse il suo programma. Allora potrò davvero cantare alla radio. Ci puoi scommettere e avrai un successo strepitoso. Oh,
Non credo che la zia Miranda sarà contenta. Non preoccuparti per quello che dirà tua zia. Andrò a trovarla nel pomeriggio e sistemerò tutto per il meglio. Non vorrei che fosse troppo ottimista, signor Kent. Rebecca dice che zia Miranda è piuttosto antiquata. Sì, è molto particolare. Ho fatto bene a portarti con me. Arrivare da lei in compagnia di un vecchio amico dovrebbe mettermi in buona luce, non credo? Io l'avverto ancora una volta. Arrivare con me non l'aiuterà affatto. Conosco Miranda da 25 anni, ma non posso dire di averla capita bene. Forse sarebbe meglio se aspettassi qui. Aspetti un momento. Non è questo il modo di parlare al capo. Dov'è la sua amicizia? Dobbiamo lavorare tutti insieme. Orville, è meglio che tu vada a lavorare lontano per non combinare altri guai. Ma... oh, capo! Ciao. Hai già detto qualcosa a zia Miranda? No, Gwen dice che sarebbe meglio farle una sorpresa. E poi la zia purtroppo è di pessimo umore oggi. Oh, 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 oh. Dove stai andando, Homer? Mi era venuta un'idea, una folgorazione. Sarebbe meglio se tornassi dopo. Su, muoviti, dipende tutto da te. Mm-hmm. Zia Miranda, questo è il signor Kent. Lieto di conoscerla, signorina. Come sta? Che cosa fa quell'uomo in casa mia? Perché? Io non capisco. Andiamo, Mirandina. Rebecca, dia quell'uomo di uscire dalla mia casa. Mi pare che la zia Miranda voglia che lei se ne vada, signor Busby. Va bene, me ne vado, ma può dirle da parte mia che non è degno di un buon cristiano tenere il muso così a lungo. Il signor Busby dice che non è degno di un buon cristiano. Sì, l'ho sentito. Davvero? Non posso esserle grata per aver portato qui quel poco di buono. Ma il signor Kent non può capire il perché. Le assicuro, signorina Wilkins, che ignoravo ci fosse un contrasto tra lei e il signor Busby. Busby? Non conosco nessuno con questo nome su questa terra. La comprendo perfettamente, signorina. E ora capisco anche che non può esserci alcuna comunità di intenti fra una signora del suo rango e un uomo come Homer. Non vuole sedersi, giovanotto. Grazie mille, signorina. Te l'avevo detto che Tony ti sarebbe piaciuto. Tony? Sì, è il diminutivo di Anthony. Sono venuto qui con una grande sorpresa per lei. Mi sono occupato di radio per molto tempo, ma non ho mai incontrato una bambina più dotata di Rebecca. E fortunatamente ha proprio quello che ci serve per una nuova trasmissione. La sua personalità e la sua voce sono proprio come... Calma, giovanotto! Sta cercando di farmi capire che vuole lanciare Rebecca alla radio? Ma certo, sì, in un programma molto importante, trasmesso su scala nazionale. Esca subito di qui! Ma, signorina Wilkins, io non capisco, io... Ti prego, dà ascolto al signor Kent. Mi piacerebbe immensamente cantare alla radio. Non lo farai finché vivrò. Questa è un'occasione unica e meravigliosa per Rebecca. E certo lei non può dire di no. Non posso, eh? Allora apra bene le orecchie, signor Kent. No! La conosco benissimo, la gente dello spettacolo. Sono tutta gentaglia. Ho appena sottratto Rebecca a quell'atmosfera e non ho nessuna intenzione di rimandarcela. Resterà qui con me alla fattoria dove posso tenerla d'occhio. Ma, signorina Wilkins, la sto pregando di andarsene. Se la vede così, non c'è più niente che possa dirle. E infatti non c'è. Come vuole, signorina, ma sta commettendo un grave errore. Non voglio più sentir parlare di questa faccenda. E Rebecca, se vedrai ancora quest'uomo, ti metterò sulle ginocchia e ti darò una sculacciata che non scorderai più. E questo vale anche per Gwen. Allora, quanto avrà di paga la piccola? Che paga, se non l'abbiamo nemmeno scritturata? Tony, aspetta un momento. L'affascinante Miranda mi ha praticamente staccato la testa. Non è stata gentile con te, è vero? Non ci sono speranze. Una volta che la zia Miranda ha deciso una cosa, è troppo cocciuta per cambiare idea. Io ho provato a farle cambiare idea per 25 anni. Allora temo che dovremo salutarci. Devo tornare a New York per cercare di districare la matassa. Ci dispiace che se ne vada. Neppure io sono contento di andarmene, ma ritornerò. Arrivederci, Tony. Vorrei poter cantare anche per te al telefono, come ho fatto per il signor Bartlett. Ma certo, perché no? Che intende dire? Fate la trasmissione da qui. È possibile, non è vero? Ma certo, potrebbe essere fatta con un collegamento esterno. Come no, capo? Potremmo trasmettere da qui, lo abbiamo fatto altre volte. Così potrebbe partecipare al programma. Per favore, provateci. Rebecca se lo merita per tutto il talento che ha. Oh, Tony, ti prego, fallo! È un po' una follia, ma perché non dovremmo provarci? Oh, oh, che facciamo con la zia Miranda? Non glielo diciamo affatto. Potremmo riuscire solo tenendola all'oscuro. Puoi scommettere che ci riusciremo, siamo tutti in gamba. Io non ci credo. Miranda è una donna talmente particolare. Crackly grain flakes, the breakfast food of the land. Crackly grain flakes are what the people demand. What
it the white man fight and die for? What did he sigh for? What things today do babies cry for? Crackly grain flakes, the very cream of the crop. Crackly grain flakes in every market and shop. They're so tasty, just like pastry. Why not try 'em? Go and buy 'em. Crackly grain flakes are the top. Avete ascoltato un programma della Fiocchi di Grana? Lascia perdere la pubblicità. È stata una prova ottima, ragazzi. È meglio che andiate a riposare. Si va in onda fra un paio d'ore. Di là per i panini. E tu non riposi un po'? Ormai ci siamo, piccola. Sei nervosa? Non lo sono affatto. Io non sono mai nervosa. Sono molto autosufficiente. Invece io non mi vergogno di dire che sto tremando come una foglia. Ah, bene, bene. Eccolo il mio caro contadino. Come sta tutta la truppa? Ti sei degnato di venire almeno per la trasmissione. Ah, caro, non essere così severo. Suppongo che dovrei rallegrarmi se manchi alle prove. Come mai non mi sembri affatto contento di vedermi? La signorina Warren, la signorina Lee. La signorina Lee è una vecchia amica. Piacere, signorina Lee. Salve, signorina Warren. Ho sempre sognato di conoscere una contadina. Se avessi saputo del suo arrivo, avrei indossato il costume regionale. E questa è Rebecca, la star del nostro programma. Oh, ma è un amore. Quanti anni hai, piccolina? Io ho 8 anni. E tu quanti ne hai? Non si chiede mai l'età a una signora. Oh, perché devi essere vecchiotta, eh? Come furbetta, eh? È meglio andare, Rebecca. Devi anche metterti in ordine. Sì, certo. E scusi la signorina lì. Per il resto non si preoccupi. Abbiamo sistemato tutto. Bene, grazie. Bravo, è così? Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, vero? Non potevi aspettare che fossi andata via? Oh, non dirmelo. Hai paura che ti comprometta? Adesso ho capito perché all'improvviso hai deciso di mandare in onda la trasmissione da qui. Trattala con riguardo. Quella bambina è importante per davvero? Me. Di quale delle due stai parlando? Capo, non mi è riuscito di trovare Lola in nessun posto. Abbi pazienza e la incontrerai immediatamente se collaboro. Lola, come sono felice di rivederti. Salve, faccia di bronzo. Lola, c'è una cosa che ho sempre tentato di dirti. Dilla. Ma forse è meglio se te la dico un'altra volta. Andiamo, Orville, sputa il rospo. Ecco, io non so se devo farlo perché è una specie di segreto. Ma io non lo dirò a nessuno. Allora, c'è un tale che è proprio pazzo di te. Sì? Eh sì, ma a causa di certe circostanze ha avuto paura di farti sapere quello che prova per te. Oh, ma è ridicolo. Vedi, se un uomo ama una donna dovrebbe prenderla fra le braccia, darle 1 milione di baci e dirle che la adora. Se è così, allora lo farò. Lola, io ti adoro. Ma tu stavi parlando di te stesso? Sì, Lola, non potresti amarlo uno come me. Sì, per procura. Era quello che temevo. I tuoi occhi non riescono a vedere che Tony. Sì, e potresti sentire il profumo dei fiori d'arancio anche domani. Congratulazioni. Oh, non prendertela, Orville. So, proviamo la nostra canzone. Ehi, Pete, vuoi iniziare, per favore? I've always known that three's a crowd. Only two may dance. Only two romance. So when I see you in a crowd, I'm not satisfied till I reach your side. Alone with you, I don't know the meaning of time. Alone with you, I'm yours without reason or rhyme. I'd be content to be sent to an island in the sea if I had you with me. How lucky I would be alone with you. I'd have everything that I need. I always knew I'd follow wherever you lead. People that we are one and I
I don't know the meaning of time. Alone, alone with you, I'm yours without reason or rhyme. My reason tends to be sent to an island in the sea. If I had you with me, how lucky I would be. Ho, 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 alone. Along with you, I'd have everything that I need. I always knew I'd follow wherever you lead. So ring the bells in the steeple, tell all the people that we are one. And I've begun to live in the heaven alone with you. Rebecca avrebbe dovuto essere qui già da 5 minuti. Vedrai che arriverà fra poco. Lo spero bene. Che cosa possiamo fare? Va in onda tra 2 minuti. Inventa qualcosa o affondiamo. Forse non hai fatto niente, o per caso è colpa tua. No, capo, io non ho fatto niente. Così il dottore mi ha detto. Signora Turner, in 20 anni di professione non ho mai visto un caso come il suo prima d'ora. E immediatamente ha chiesto un consulto e mi ha trascinata in ospedale. Ma che cosa ti succede, Rebecca? Non hai fatto che grattarti a sbadigliare dopo cena. Ho terribilmente sonno. E questa cosa mi faceva il solletico. E dove sono le tue buone maniere? Non capisco che le succeda, signora Turner. Non credi che la bimba dovrebbe andare a dormire? Probabilmente sì, per non vederla crollare sulle nostre ginocchia. Buonanotte. Rebecca, ritorna subito qui. Non hai dimenticato qualcosa, Rebecca? Oh, sì, mi dispiace. Buonanotte, reverendo Turner. No, buonanotte, signora Turner. Santo cielo, non ho mai visto una bambina così ansiosa di andare a letto. Io vado di sopra ad aiutarla. E da quando in qua non è capace a spogliarsi da sola? Ma è così assonnata, poverina. Ma... il mio fischio si è arrugginito. Se si è guastato anche il mio, siamo fritte. Ecco il segnale. Andiamo. Tieni ferma la scala, mi arrampico e la porto giù. La terrò fermissima, va pure. Cos'è che vi ha fatto ritardare? L'operazione della signora Turner. Eh? È sicura la scala? L'ho costruita io. Bene, ma adesso è meglio che venga dentro. L'aiuti a scendere. Dobbiamo fare in fretta, signorina. La trasmissione è già cominciata. Gwen! No! Vengo subito. Sì, zietta? Che sta succedendo là sopra? Non è niente, al buio ho urtato la sedia a dondolo. Dovresti stare più attenta dove metti i piedi. Sì, zietta. È caduta. È meglio che resti qui finché non torna Rebecca. Presto, vieni con me. Il
Il dottore ha detto che mi aveva operato appena in tempo. Ancora un po' di torta, signora Turner? Oh, ne ho già prese due fette. Con questa saranno tre, numero perfetto. Quasi dimenticavo. Che ore sono? Non vorrà andarsene così presto, signora Turner. Oh, no, ma volevo ascoltare il nuovo programma della Fiocchi di Grano Soffiato alla radio. Alle 8:10, cara. Oh, mio Dio, ma è già cominciato. E posso, vero? No, volevo dire che non funziona, almeno credo. Stamattina funzionava benissimo, mi dispiace contraddirti. E ora, signore e signori, il clou del nostro programma. La Fiocchi di Grano Soffiato ha l'onore di presentarvi la bambina di tutti, la sana e felice piccola Miss America. La sua prima canzone sarà Vieni a prendere la tua felicità. Why are grown-up people's faces wrinkled like a lot of prunes? Money, money, that's what chases them around like crazy loons. I think they make a big mistake. Wealth and happiness that counts are free to all in large amounts. There's millions worth of gold and sunbeams that everybody can possess. All God's children got success. Come and get your happiness. There's billions worth of silver moonbeams, enough for everyone, I guess. What's a million or a less? Come and get your happiness. Among the wildwood of your happy childhood, where you were Jills and Jacks, in raggy britches, there's a lot of riches on which you don't pay any income tax. So get under that blue heaven, away from trouble and distress. Just find Mother Nature's address and come and get your happiness. Millions worth of gold and sunshine, free for you and me that every bird we can possess. Come and get your happiness. There's billions worth of silver moonbeams, enough for everyone, I guess. Way up in the trillions, one's a million more or less. Come and get your happiness. Among wildwood of your happy childhood, you and Jills and Jacks. In raggy britches, there's a lot of riches on which you don't pay any income tax. So get under that blue heaven, away from trouble and distress. Just follow the nature's address and come and get your happiness. Come and get your happiness. Ma non è deliziosa? È una bambina straordinaria. Che strano, somiglia a Rebecca. Ma no, è ridicola, Zietta. Come and get your happiness. There's billions worth of silver moonbeams, enough for everyone, I guess. Way up in the trillions, one's a million more or less. Come and get your happiness. Se non sapessi che Rebecca sta dormendo di sopra, giurerei che è proprio lei che canta alla radio. Sì, sembra Rebecca, è vero, anche se ovviamente non può essere. Forse no. O forse la somiglianza è eccezionale. Vado a controllare. Ma zitta! Rebecca, stai dormendo? Sì, zia Miranda.
Homer Busby, esci da quel letto. Mirandina, mi stai rivolgendo la parola? Certo che ti sto parlando, portami da Rebecca. Oh, Mirandina, ho aspettato ben 25 anni questo momento. Oh, che gran bugiardo. Oh, smetti di essere così ostinata. Ti ho aspettato sciupando gli anni migliori della mia vita. Homer Busby, sai dire solo bugie. Oh, Mirandina, mi perdoni. Non avrai il coraggio di chiedermi di aspettarti in chiesa. Ti giuro che non ti farò aspettare mai più. Dammi un'altra possibilità. Sei sicuro di aver abbandonato i vecchi sistemi? Congratulazioni a tutti e due. Non c'è tempo per queste scempiaggini. Dov'è Rebecca? Andiamo. E ora, per concludere, la nostra piccola stella ha un'ultima canzone per voi. Che cosa desideri cantare? Che cosa preferirebbe che scegliessi per cantare? Sono sicuro che molti gradirebbero le canzoni che hanno reso felici tante persone. D'accordo. Some of the songs I've had the pleasure of introducing to you. It was not so very long ago when you heard this little ditty on your radio. On the good ship, lollipop, it's a sweet trip to a candy shop where bonbons play on the sunny beach of Peppermint Bay. And do you remember animal crackers in my soup, monkeys and rabbits, loot-a-loot, casualty, but I have fun swallowing animals one by one. And I never ever will forget my grandest thrill, the very first time that I sang. An ordinary day becomes a holiday when I'm with you. I have lots of toys, but I don't want to play. Yes, and I'll never forget it. I sat on my daddy's lap and whispered, oh, Daddy, how I miss you. You're busy all your life. I long to hug and kiss you. Marry me and let me be your wife. But it's great to reminisce when I sang to my little Dutch dolly. Just like this. Sometimes I yawn too, hey shoo, you make me feel so blue. But honest, I can't, hey shoo, then you smile at me, my lovely pooch, and ach, mein goodness. The clock is ticking the hours away, and so, my radio audience, the time has come for me to say good night, my friends. The tired old moon is descending. Good night, my friends. My moment with you now is ending. And so I must leave you with kindest regards from Rebecca and Crackly Grain Flakes, the grain flake that makes your tummy say yum, yum, yummy. I want all my little friends to close their eyes and dream. For in the morning, it's crackly grain flakes, some sugar and cream. Eat it with a smile, life will be worthwhile. Now in conclusion, please join me in singing my theme. Good night, my friends. Sleep tight, my friends. God bless you. Pleasant dreams. Nighty night. Quella era Rebecca. Ma andiamo, sei matto. Ah, sono matto? L'ho riconosciuta dopo la prima nota. L'ho sentita migliaia di volte. Che cosa ci starebbe a fare in un programma così importante? Te lo dico io cosa ci sta a fare. Un mucchio di bigliettoni. Andiamo, su, vestiti. Oh. Sei stata davvero straordinaria, tesoro. Andiamo, ragazzi. Rimettete tutto in ordine. Signorina Winstead, lo sa che lei è meravigliosa. Vuol dire che la trasmissione è andata bene. A chi sta parlando della trasmissione? Signorina Winstead, ti adoro. E io adoro te, Tony. Non capisco come ho potuto vivere prima di incontrarti. Tony, quando diventerò grande vuoi sposarmi? Non ho mai ricevuto una proposta più lusinghiera in vita mia, ma non sarebbe ben fatto perché quando sarai in età da marito io avrò una lunga barba grigia.
E allora perché non sposi Gwen? Lei è bella e pronta. Rebecca, ti piacerebbe darmi un bacio? Ne sarei entusiasta. Non ti resiste nessuno, vero Tony? Che ne diresti di andare in città e stare un po' insieme? Non è possibile, devo riportare la piccola Miss America dove l'ho trovata. E da ora funzionerà tutto come un orologio. Ho paura che l'orologio stia per fermarsi. Eh? Oh, la prego, prima di parlare, di voler ascoltare la mia versione dei fatti, vede? Giovanotto, che paga darà Rebecca? Ecco, eh? Ma zia Miranda, io non voglio denaro, mi piace cantare. Allora, non le importa, signorina? Certo che mi importa. Non voglio avere una nipote che è una grande stella della radio e che non è pagata. Non avrà niente di cui preoccuparsi, signorina, glielo assicuro. Grazie, zia. La ringrazio, lei è un angelo. E che sarà di me? Homer Busby, sei un vecchio pazzo. Ma non puoi farlo aspettare ancora, poveretto. Ha ragione, Mirandina. Ho il calesse qui fuori, se vuoi fare un giretto al chiaro di luna. Coraggio, zia, hai già perso troppo tempo. Homer Busby, sei sempre stato un impulsivo. Andiamo, Rebecca. Ma Mirandina, pensavo che dopo tutti questi anni... Sciocchezza, è già passata l'ora di andare a letto per Rebecca e per me. Buonanotte, andiamo. Tony, caro, se la signorina, come si chiama, non si dispiace, vorrei parlare con te. Vuole scusarmi, Gwen? Oh, ma certo, si immagina. Ritorno subito. Salve. Salve. È stata una bella trasmissione, vero? Magnifica. È stata meravigliosa. Sì, Rebecca è stata brava. Sì, certo, ma io parlavo di Lola. Oh. Ah, com'è dolce. Avevo capito che c'era qualcosa. Beh, solo da parte mia, lei è innamorata del capo. Davvero? Lui ha una fortuna incredibile e ottiene tutto quello che vuole. Sì, io suppongo di sì. Buonanotte. Buonanotte. Dov'è Gwen? Sta andando a casa, credo. Gwen! Mi scusi, ma non ha dimenticato qualcosa? Non credo proprio. Ci pensi bene, un certo Kent voleva accompagnarla a casa. Ci pensi bene lei? Ma che è successo? Niente, proprio niente. Ma perché mi tratta così adesso? Ma come la sto trattando, scusi? Tony, non vieni? È di Lola che si preoccupa. Di Lola? Non parliamone più. Buonanotte. Adesso faccio un ometto. Poi faccio la luna. E poi un cuore. Poi una stella. Gwen, quando i biscotti saranno pronti li portiamo a Tony. Oh, io ho troppo da fare, ma puoi portargliene qualcuno tu. Come mai? Tony non ti piace più. Ma certo che mi piace, perché? Mi era sembrato che ti piacesse tantissimo. E ora Melba tratta la piccola con dolcezza. Pianta a dirmi come devo comportarmi. Non te la prendere, pupa. A me è successo due volte. Li citiamo anche per questo? Perché no, è un'idea. Su, entriamo. Vuoi andare tu a vedere chi ha suonato? Ciao, ciao, bamboletta. Come va la vita? Saluta la signora, è la tua nuova mamma. Come sta, signora? Ciao, ciccio, me lo dai un bacetto? No, tante grazie. Che tesaruccio. Zia Miranda, zia Miranda! Sembra tutto finto qua dentro. Ti va di ridere? Aspetta di vedere zia Miranda e te la farai sotto. Spero di no. Andiamo, su, venite a vedere di là. E qui ti piace? Mi piacerebbe se fossi un ognomo. Bene, bene, parecchio che non ci si vedeva, eh? Vi presento la mia nuova signora e questo è il mio avvocato, Jack Singer. Tanto piacere. Speravo non saresti più ritornato, Harry Kitter. Il fatto è, Miranda, che mi va l'acqua per l'orto. Mi sono appena sposato e così sono disposto a riprendere Rebecca con me. Io ti impedirò di farlo. Hai abbandonato la bambina e ora non puoi riprendertela. Ma cosa stai dicendo, Miranda? Su questo dobbiamo metterci d'accordo amichevolmente. Preferirei essere amica di un serpente a sonagli. È ovvio che l'ha sentita cantare alla radio e ora la rivuole per il suo denaro. Harry è il suo patrigno, no? Allora abbiamo più diritto noi ai suoi guadagni. Non permettergli di portarmi via, zia Miranda. Non mi piace vivere con lui. Ah, non dire questo. Vedrai che ti divertirai con me. Ti darò tutto quello che desideri. Allora voglio rimanere qui. Oh, signor Keeper, lei non può portarci via la bambina. Qui è stata felice più di quanto sia mai stata in tutta la sua vita. Esci immediatamente da casa mia. Non ce ne andiamo di qui se non con la bambina. Non volevo fare il duro, Miranda, ma mi stai costringendo a diventare... Tu prova a portarla via da qui. Gentile signora, tutte queste dispute sono perfettamente inutili. Non dimentichi che il signor Keeper è il patrigno del minore e ne è il tutore per legge. Il tribunale di New York ha stabilito che al signor Keeper sia affidata la custodia del minore. E questi sono i documenti.
Per cui, gentile signora, accetti il consiglio di un legale, che cura i suoi interessi non meno di quelli dei suoi stessi clienti. E lasci che la bambina faccia le valigie e se ne vada subito di qui. Ha ragione, zietta. Non c'è nulla che noi possiamo fare. Prendi la tua roba, Topolino. Sbrigati. Vado ad aiutarla. Va, Rebecca. Va, va. Ti avverto, Harry Keeper. Sarà meglio per te se la tratterai bene. Perché? Non l'ho trattata sempre bene, forse? Non si preoccupi, terrò quella bambina proprio come se fosse mia. Ma certo! Forse, se lavorerò molto, lo zio Harry mi permetterà di venire a trovarvi. Certo, cara. E forse tu e zia Miranda potrete venire in città a trovarmi qualche volta. Lo faremo senz'altro. Non avrò bisogno della sua lupetta a New York. Vuoi conservarla tu per me, per quando tornerò? Non piangere, Gwen. Hai promesso che verrai a trovarmi. Ti ho portato qualche dolcetto per il viaggio. Grazie, zia Miranda. Ne mancheranno molto i tuoi dolcetti. E questa è una mia fotografia. Così non ti dimenticherai che faccia ho, anche se non è troppo somigliante, l'ho fatta 20 anni fa. Non ti dimenticherò mai, zia. No, cara. mi dimenticherai. Per favore, zia Miranda, io non voglio partire. Oh. Fa presto, su, ti stanno aspettando. Infila il cappottino. Ma quanto tempo ci mettono quella ragazzina più vestiti di una diva? Tutto a posto, piccola? Sì. Muoviti. Ciao, Gwen. Addio, zia Miranda. Salve, ci rivedremo alla stagione dei fiori. Ciao, Aloysius. Devo andare via. Mi dispiace molto vederla partire, signorina. Oh, ma ritornerò. Certo che tornerà. Non dimentichi questo. Non lo scorderò. Abbi cura di te stessa, Rebecca. Lo farò, zia Miranda. Sono molto autosufficiente. Addio, cara. Cammina. Buongiorno, Gwen. Buongiorno, è in casa il signor Kent? Sta uscendo adesso. Oh, buongiorno. Mi dispiace di turbarla, ma dovevo parlarle. Volevo parlarle anch'io prima di tornare a New York. Gwen, che è successo ieri sera? Sì, mi scusi, ero un po' nervosa. Ma non sono venuta a parlare di questo. È successa una cosa terribile, la prego di aiutarmi. Rebecca è partita. Partita? Come? E perché è partita? L'ha portata via il patrigno, l'ha ottenuta dal tribunale. Ma non può farlo, la bambina ha un contratto con me. È troppo tardi ormai, sono partiti per New York. Venga con me, andiamo a riprendersi. Sì. Baby Bat vi invita a seguire la prima di una nuova serie di trasmissioni che presentano la straordinaria e eccezionale piccola Miss Universo. Ricordate, se volete che il vostro bambino abbia una pelle perfetta, usate Baby Bat, il velluto fatto sapone. Danno inizio alla serata il sorridente Frankie Lee e i suoi piccoli bagnanti che vi canteranno una canzone sensazionale, Wash Your Troubles Away! Siamo pronti, signor Parvis. Allora siamo d'accordo, Kiba. Lei è fortunato, caro Parvis. Ha sotto contratto il fenomeno del secolo. Anche lei è fortunato con questo contratto. Io mi sentirei più fortunata se potessi avere un anticipo. Se Rebecca canta stasera come ha cantato alle prove, domani avrete un assegno sostanzioso. Non riesco a capire perché avete firmato con me piuttosto che con Kent. Abbiamo preferito dare questa opportunità a lei. Aspettavo da molti anni l'occasione per sconfiggere Tony Kent. Sarà un uomo finito quando saprà che la sua piccola Miss America è ormai la mia piccola Miss Universo. Oh, povero me. Oh, povero me. Che cosa le succede, signore? Sono sull'orlo di una crisi di nervi. Mi succede sempre prima di ogni spettacolo. Oh, sta per andare in onda fra poco. È questo che mi rende così nervoso. Non ne sono mai sicuro. Ma scusi, allora perché non si informa? Perché non lo sa nessuno. Certo che questa stazione radio è un po' strana. Mia cara signorina, non c'è niente da ridere in questo. Sono un organista. Uno dei migliori, se posso permettermi di dirlo. Hamilton Montmorency. Ha mai sentito parlare di me? Non mi pare proprio. Ecco, lo vede? Non mi conosce nessuno. Perché io sono un musicista d'emergenza.
Ma purtroppo non ci sono mai emergenze qui. Cioè, persone che all'improvviso non possono lavorare. L'idea era questa quando sono stato assunto. Ma non si ammala mai nessuno da queste parti. Aspetto da 10 mesi, ma non c'è stato mai nessuno che si sia almeno raffreddato. Non si preoccupi, signor Montmorency. Qualcuno si ammalerà prima o poi. Ah, lo spero proprio. Povero me. Gwen, Tony. Ciao, tesoro. Piccola. Guarda. Allora, a quanto pare ci sei riuscito, vero? Con mezzi leciti, lo sai, Kent. Ti offro $100,000 per il contratto di Rebecca. Ah, neanche a parlarne. Ma, signor Parvis, non si tratta soltanto di una questione di affari. È un affare per me, signorina. La piccola Miss Universo va in onda tra un minuto. Vi farò avere 2 posti in sala, se proprio volete ascoltarla. Quella ha offerto 100,000 bigliettoni e tu l'hai data a Parvis. Allora è finita così. Non posso venire via con te e Tony. Ho paura di no, cara. Almeno non in questo momento. Ma io non voglio stare qui. Tesoro, non sempre si può avere quello che si desidera quando lo si desidera. Ma ti porteremo con noi appena sarà possibile. Significa che adesso non posso cantare per te, vero, Tony? Non preoccuparti di questo, cara. Cantare per me non è importante per ora. Lo è invece che tu resti con noi. Ma forse ci vorrà del tempo e dunque devi cercare di essere saggia. Lo sarò, Tony. Adesso andiamo ad ascoltarti. Sì, brava, eh? Andiamo, Gwen. Arrivederci, tesoro. Vieni, sbalordiscili. Ed ecco qui il nostro piccolo allegro folletto, la piccola Miss Universo che vi canterà la bellissima canzone Vecchio cappello di paglia. If I had one wish to make, this is the wish. Riproviamo da capo, coraggio. Prego. Da capo. If I had one... È passato adesso? Dai, riproviamo. Che disastro. Perché non riesci a sentire solo la tua voce? Ho perso la voce, eh? Accidenti! Ma tu devi cantare, figlia cara, su, cosa coraggio, hai bisogno di un bicchiere d'acqua? Ho perso la voce. Muoviti, Melba, fa qualcosa. Ma e tu devi cantare, devi cantare. Su, canta là dentro. Ho perso la voce. Povera piccola. Chiamo un dottore. Ehi, lei è l'organista. Studio B. Tocca a me. Eh già. Oh. Io vado in onda. Oh, torno subito. Vado in onda. L'ho spartito. Tocca a me. Eccomi qua, finalmente. E ora un concerto dell'organista Hamilton Montmorency. Ho capito. Per cause indipendenti dalla nostra volontà, il programma continua con musiche registrate. Ma lo sentivo che andava tutto storto. Stia zitto! Sta zitta anche tu! Senti, piccola, se ci tieni a campare farai bene a dirmi la verità. È stato Kent a convincerti? No, ho solo perso la voce. Lei lo sapeva già quando ha firmato il contratto. Giuro sulla mia correttezza professionale che non ci sono trucchi. È arrivato il dottorino. Ah, ora scopriremo se è un trucco o no. Dov'è il paziente? È questa bambina qui. Bene, mi sembri in ottima salute. Che c'è che non va? Ho perso la voce. Dice che le è accaduto qualcosa alla voce. Se questa scimmietta fa la furba, le assicuro che la guarisco io una volta per tutte. Ho capito, c'è un posto dove posso visitarla? Può usare questa stanza, dottore. Grazie, andiamo. No, mi scusi. Se la bambina è malata davvero, avrà bisogno di un dottore anche lei. Dov'è Rebecca? È lì dentro col dottore.
come stai? Che succede, tesoro? Allora, dottore? Non ho dubbi in proposito. Il disturbo è in parte psicosomatico e in parte causato da stress delle corde vocali. Dottore, ma intende dire che non può lavorare? Oh, per ora non deve ovviamente né cantare né parlare, ma adottando riposo completo per un anno o due forse potrà riprendersi. Allora, Keeper, tenga il suo contratto. No! Non preoccuparti, tesoro. Ci si diverte anche a sussurrare, sai. Venite con me, voi due. Senta, Keeper, Rebecca dovrebbe tornare con la zia. Dopotutto, così non le serve a granché. Le darò $5,000 per passare la sua tutela legale alla zia Miranda. Ma capisce, per me la bambina significa molto. Non fare il cretino, prendili. Va bene. Venga nel mio ufficio in mattinata, avrai denaro appena firmati i documenti. Non potremmo avere un anticipo. D'accordo, eccovi qui $100. Ciao, ci rivedremo alla stagione dei fiori. Grazie, Tony. Sono questi due i cari amici di cui mi hai parlato? Dottore, c'è qualcosa che potremmo fare per la piccola? Dipenderà tutto dalle circostanze. E talvolta questi disturbi scompaiono all'improvviso. Buonanotte. Arrivederci, Rebecca. Arrivederci, dottore, grazie. Spero di poterla ricambiare un giorno o l'altro. Rebecca! Ma che razza di scherzo hai combinato? Ve l'ho sempre detto che sono molto autosufficiente. Thank you.